Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani. Uno studio dell'Università Bocconi sui risparmi della sanità, perché c'è il rischio che a rimetterci sia la qualità dei servizi. Contenendo la spesa per ogni singolo fattore produttivo e contraendo gli investimenti in tecnologie e rinnovo infrastrutturale, la sanità pubblica sistema i conti nel breve periodo, ma a discapito della performance sanitaria presente e futura. In alcune regioni ciò può rendere impossibile la gestione delle necessità sanitarie della popolazione. Dilatando i tempi di pagamento e non rinnovando le attrezzature, le aziende si espongono a costi futuri, interessi di mora, contenziosi e futura obsolescenza tecnologica e inadeguatezza infrastrutturale. Queste sono le conclusioni del rapporto OASI 2013 presentato dal CERGAS, Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale. La spesa pubblica sanitaria pro capite è oggi pari a 1.784 euro in Italia, contro i 2.310 della Francia, i 2.447 della Germania e i 2.026 del Regno Unito. Se ciò ha portato a una forte riduzione del disavanzo, calato del 17,3% rispetto all'anno precedente, rimane però assai pesante il divario di prestazioni tra i diversi piani sanitari regionali. Ciò è ovviamente molto più rilevante nelle regioni soggette a piani di rientro, vale a dire Abruzzo, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia, che non a caso sono anche le sole a risultare inadempienti o parzialmente inadempienti rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Uno degli espedienti utilizzati per alleggerire la situazione economica delle aziende è stato finora l'allungamento dei tempi di pagamento. La sanità italiana in media paga i farmaci a 236 giorni e le attrezzature a 274. Anche qui la variabilità è altissima e per le attrezzature si va dai 83 giorni della Valle d'Aosta ai 929 della Calabria, mentre per i farmaci si passa dai 75 giorni del Trentino Alto Adige ai 797 del Molise. Ci sono poi i tagli sugli investimenti, vale a dire il settore su cui è più facile tagliare la spesa oggi, ma che possono tradursi in minore qualità e maggiori costi domani. Insomma, il rischio è che per risanare i bilanci non si possano più curare i malati. Consumo di alcol e tumore all'apparato digerente, i risultati di uno studio condotto sugli over 60. Nelle persone anziane l'abuso dell'alcol aumenta la possibilità di contrarre un tumore al tratto digerente. Secondo una ricerca coordinata dal professor Carlo Lavecchia, gli effetti del consumo di alcol sulla salute della popolazione over 60 rischia di provocare una serie di malattie tumorali, tra cui il cancro al colon retto, tra i più diffusi. Lo studio ha esaminato una popolazione di anziani che sono stati studiati rispetto al comportamento del bere, bevitori nel corso della vita, ex bevitori, rispetto alle quantità consumate, consumatori regolari, moderati e forti bevitori, rispetto ai modelli di consumo, come ad esempio il bere in concomitanza oppure lontano dai pasti, e infine rispetto al momento di cessazione del consumo. Così è stato possibile ottenere informazioni sul rapporto tra dose e rischio. Nella fascia di età tra 60 e 70 anni e negli ultra settantenni risulta confermato un forte aumento di rischio di cancro di cavo orale e faringe, esofago, pancreas e laringe, con livelli molto elevati di consumo di alcol. Per consumi lievi o moderati di alcol, ovvero fino a meno di 3 bicchieri al giorno, non sono emerse associazioni con la maggior parte dei tumori esaminati. Buone notizie per gli anziani che viaggiano sui mezzi pubblici di Milano. In arrivo sconti e agevolazioni. Dopo gli aumenti degli anni scorsi, il Consiglio Comunale ha deciso di fermare questa deriva, che ha rappresentato per molti un vero e proprio salasso. Sono tante le ipotesi di lavoro. Si va da biglietti meno cari in determinate fasce orarie, quelle non di punta, all'ipotesi di alzare la soglia ISE in modo da ampliare il numero di persone che hanno diritto a uno sconto. Ma è spuntata anche l'idea di prolungare l'abbonamento annuale di uno o due mesi, in modo da mitigare il prezzo, spalmandolo su più mensilità. Il sesso nella terza età, perché è importante continuare a praticare la prevenzione. L'allungamento e il miglioramento della qualità della vita degli anziani porta in primo piano il tema della sessualità nella terza età. Ne parla Ezekiel J. Emanuel, professore emerito di Harvard, in un articolo sul New York Times. Le malattie a trasmissione sessuale sono in forte crescita tra gli anziani americani.
Tra il 2011 e il 2012, infatti, circa 2,2 milioni di statunitensi over 65 hanno fatto ricorso a consulenze mediche per malattie trasmesse per via sessuale, a partire dal virus dell'HIV. In particolare sono cresciute del 31% le infezioni da clamidia e del 52% i casi di sifilide. Tutto questo mentre soltanto il 5% degli anziani a stelle e strisce ha approfittato dei test gratuiti per le malattie sessuali offerti da Medicare, l'assistenza sanitaria pubblica americana. A caratterizzare maggiormente la questione è il fatto che, non dovendosi preoccupare di gravidanze inattese, è pressoché assente l'uso del preservativo. Una ricerca americana del 2010 riferisce che viene usato appena nel 6% dei rapporti sessuali tra chi ha più di 61 anni. Ed un altro studio scientifico americano ha dimostrato come gli uomini più anziani che fanno uso di stimolanti hanno una probabilità 6 volte minore di usare protezioni rispetto ai loro consimili ventenni. Assomigliano gli anziani agli adolescenti, in questo senso anche, perché sono fuori dal circuito produttivo e riproduttivo in linea di massima, no? E quindi hanno, come dire, delle caratteristiche, ad esempio hanno un po' più di attenzione e di tempo per quelli che sono i sentimenti, gli incontri. Con alcune differenze, quella che mi colpisce di più è naturalmente che l'anziano sente che il tempo gli sfugge, mentre l'adolescente ce l'ha tutto davanti. Per l'anziano, rispetto al gioco, al piacere, anche alla sessualità, come dire, se uno sta discretamente in salute, se c'ha, cerca di ottenere il più possibile, perché sempre che sono le ultime occasioni. Lo studio del Censis sul rapporto tra gli italiani e i farmaci. Il rapporto degli italiani con i farmaci è stato oggetto di un'analisi del Censis, secondo cui il 58% degli italiani conosce i farmaci non per il principio attivo che contengono, ma in base al loro nome commerciale. D'altronde, gli interventi sulle modalità di prescrizione e di accesso ai farmaci si scontra con la personalizzazione del rapporto dei cittadini con il farmaco, che passa anche per la consuetudine, spesso quotidiana, a prendere una certa medicina resa riconoscibile da elementi quali il nome commerciale, la confezione, la forma e il colore. Addirittura il 45% degli italiani dichiara di pagare la differenza di tasca propria per avere il farmaco di marca invece del generico passato dal servizio sanitario. A farlo sono soprattutto gli anziani, oltre il 54%, ma anche le donne, quasi nel 49% dei casi, e più ancora le persone con un pessimo stato di salute, oltre il 70%. I cittadini, insomma, associano farmaco e nome commerciale e fanno di quest'ultimo l'identificativo primo, pur nella consapevolezza che ne esistano altri che sono equivalenti. Non importa se per i farmaci che si assumono ve ne sono altri con uguale principio attivo. Grazie per averci seguito. Family TG torna domani. Buona serata.